Voilà ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Ark Survival Evolved ragazzi, nella mappa Lost Island. Come sempre, prima di cominciare vi vado a ricordare che in descrizione potete trovare più di un link che vi permette di comprare questo gioco qui ragazzi, ma anche tanti altri. Poi vi ricordo anche che in descrizione ci trovate i miei social e mi raccomando ragazzi, attivate la campanellina se vi iscrivete al canale per ricevere le notifiche. Allora ragazzi, allora sono andato leggermente avanti dallo scorso gameplay ad ora. Praticamente ho raccolto un po' di pietra mentre che non registravo, perché è una cosa che impegna un po' di tempo. E come potete notare ho già alzato il muro di un blocco. Vedete, 1, 2, 3, prima era solo due blocchi. Anzi, a dire la verità lo sto già alzando al quarto blocco. Come potete notare mi sto portando al quarto blocco. Per quale motivo? Come potete notare là sotto c'è un brontosauro di livello 135. C'ha un mucchio di vita ed è dannatamente pericoloso se dovesse incavolarsi con me. Quindi diciamo che bene o male mi voglio assicurare che lui non può entrare qua dentro. Perché se lui dovesse entrare qua dentro e per un qualche strano motivo uno dei miei dinosauri lo attacca, finisce male per me. Quindi mi voglio assicurare che almeno non entra, così che per un qualche motivo, insomma, i miei animali devono stare lontani da lui. Difatti, come potete notare, li ho messi tutti dentro, li ho parcheggiati per assicurarmi che tutto fili liscio. Li ho messi praticamente tutti dentro, tranne il ptranodonte. Ma come potete notare, raga, c'è un altro ptranodonte, raga. Ne avevamo preso uno nello scorso gameplay. Poco fa ne ho preso un altro. Poco fa ho preso questo ptranodonte. Proprio 5 minuti fa l'ho preso. Ovviamente non potevo prenderlo durante la registrata perché l'ho beccato proprio a culo e non me lo potevo fare scappare, perché è importantissimo questo ptranodonte, raga, è dannatamente importante. Questo ptranodonte è praticamente pure lui di livello 145. Quando l'ho addomesticato era a livello 145, esattamente come all'altro ptranodonte. Questo qua è quello che abbiamo preso ieri. E anche lui l'abbiamo preso che era a livello 145. Difatti, come potete notare, lui è 219 e questo 217. Allora, che c'è di speciale? Di speciale c'è che questo nuovo ptranodonte è femmina, questo è maschio. Quindi se li faccio accoppiare, che sono di livello altissimo tutte e due, dovrebbe nascere un bel ptranodonte migliore dei genitori, capito? Quindi per me era troppo importante prendere a lei, perché è femmina, e questa è maschio, e so di livello alto. Quella è una femmina pure, però è di livello basso. Allora, poi purtroppo, invece, i raptor li ho beccati tutti maschi. Tutti i raptor sono maschi. Oddio, comunque sia. Comunque sia, meglio che qua ci diamo una mossa un attimo a chiuderci. Allora, accarezziamo sti due che mi fanno guadagnare esperienza. O meglio, sti due mo fanno guadagnare esperienza a tutti gli animali che stanno qui vicino, vedete, tutti in pratica. Allora vado a creare altri muri, mi voglio chiudere per sicurezza, raga, quello non deve entrare qua dentro. Quello, quella, che è maschio. Ecco, già si sta avvicinando quel brontosauro e la cosa mi dà un mucchio di fastidio. Rimaniamo qui mentre che crafto, perché così appunto do esperienza a tutti gli animali. E quello si avvicina. Ho fatto bene ad alzare i muri a 4, raga. Non credo che riesce a scavalcare i muri da 4, però beh, non ho neanche voglia di provare, ovviamente, perché pure che non li scavalca, se si arrabbia li distrugge i blocchi. E quindi deve evitare che si incavola con me quello. Però se non si incavola, i muri non li distrugge, al massimo ci passa accanto. Quindi io voglio assolutamente recintarmi. Quanti ne mancheranno? Ma ancora una ventina di sicuro. Penso un'altra ventina mancheranno. Comunque, insomma, lo scopo del video di oggi qual è? Ebbè, naturalmente, raga, voglio far accoppiare i ptranodonti oggi.
Però prima devo un attimo finire di chiudermi perché quel petrano, quel coso là, quel bronto mi preoccupa. Intanto che crafto, mi metto un punto su velocità di movimento. A dire la verità sono salito pure di livello mentre che non registravo. Due livelli, sono andato avanti di due livelli dal gameplay di ieri a oggi. Vediamo, ci abbiamo la borraccia avanzata, ma a dire la verità per ora non c'è nulla da sbloccare. Nulla di, diciamo, ora no, va bene così per ora. Per ora va tutto bene. Allora, intanto speriamo che ho fatto guadagnare un po' di esperienza ai miei dinosauri. Mi sa che questi non ci bastano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ok. Gli ultimi 8 e ci siamo chiusi meglio. Praticamente sono esattamente 60, li ho contati. Sono 60 a girare. 2. Mi manca la legna. Mi manca la legna, aspetta, aspetta. Eh beh sì, se ne consuma un botto. Dove è andato a finire il brontosauro? Ah, glae. Beh, l'importante è che non lo colpisco con l'ascia. Questo se la fa mo qui a casa mia. Difatti, come si chiama? Ho portato a casa anche il triceratopo perché. A parte che non ha raccolto niente, ma se lo colpiva, beh, immaginate che cosa succedeva. Niente di buono. Quindi meglio tenere gli animali al sicuro dentro. E fuori è pericoloso con lui. Proprio tanto gira questo che vuole entrare, eh? Mi spiace, siamo al completo. Toglietevi dalla testa, raga, che addomestico a questo perché ci vogliono una tonnellata di frecce, 18.000 di torpore c'ha. Col cavolo che lo addormento questo. Prima che ci riesco mi ha distrutto tutta casa. Ok, buona. Fatto ciò. Fatto mo che c'ho i muri alzati di due blocchi in più. Spostiamo te, che sei proprio all'ingresso. No, un po' più in qua, un po' più in qua. Ok, boh. Allora, tiriamo fuori tutti gli animali e mo vi spiego il perché. Anzi, famo una cosa, seguimi tutti, famo prima. Fischia, seguimi tutti. Ok. Buona, 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 buona. Allora, tu ti dai una calmata. Va, tu rimani pure dentro, va. Che poi l'istrosauro. Allora, in pratica prendiamo i due pteranodonti. Ok. Ok, chiudiamo. Allora, ci abbiamo maschio, femmina. Ci avete livelli? Non ne avete. Allora, in pratica andiamo a comportamento, abilità accoppiamento. Ok, abilità accoppiamento. Ma forse non c'era bisogno che li chiudevo dentro. Però c'era scritto che per farli accoppiare dovevo abilitare la passeggiata e ovviamente poi volavano via. Vabbè, vediamo, ma forse. Ah no, ma sta funzionando lo stesso. Forse non c'era bisogno che li facevo uscire, entrare. Vabbè, uscire, entrare. Vabbè, l'importante è che si accoppiano, va, poi non mi importa, li riparcheggio gli animali. L'unica cosa che mi interessa è che tra questi due nasce l'amore. Però cortesemente quella che continua a volare mi sta a far venire il nervoso. Ah, ora ti faccio un attimo atterrare a te. Allora, la retromarcia non funziona. Vediamo. Vai. La foto amorosa qui ci abbiamo. La foto amorosa.
Allora, accoppiamento. Si sta accoppiando. Va bene, con livello 219, giustamente. A proposito, vabbè, l'altra femmina è fuori. Ah, ce l'hai un livello, mo? Vai, vigore. Tecnicamente mi conveniva aspettare ancora un po' per farli accoppiare. Tecnicamente per farli accoppiare mi conveniva farli salire ancora un po' di livello, ma a dire la verità non lo so quanto tempo mi ci vuole per farli salire di livello un po' di più. Quindi voglio vedere che cosa ne nasce. Voglio vedere che piccolo nasce adesso. E poi in caso se non è molto buono. Vabbè, ma comunque di sicuro non potrà essere più scarso dei genitori, dai. Vediamo. Sono curioso. Allora, qui fuori, vabbè, intanto mi devo gestire gli animali. Danno da mischia. Mamma mia, devo un pochino ordinarmi gli animali perché non si capisce niente. Questo mi deve camminare fuori casa, mannaggia. Ma speriamo che non può entrare, raga, speriamo proprio di no. Intanto vedo che qua ci sono livelli applicabili. Passiamo un attimo il tempo a sistemare gli animali. Oh, poi è mai possibile che non ho beccato un raptor femmina io? Tutti maschi. Ah, un po' di vita che ne hai poca te. Neanche un cavolo di femmina ho beccato. Perché mo vi spiego, no? Come vi ho già detto poco fa. Facendo accoppiare gli animali, ci sono appunto queste mutazioni. I figli sono migliori dei genitori. Quindi automaticamente se io ho, che so, un raptor di livello 200 e l'altro raptor pure 200, diciamo che il figlio dovrebbe venire meglio. Perché mi ha spiegato Miticaccio che al massimo gli animali salgono all'incirca di una ottantina di livelli. Quindi chiaramente se uno è livello 100 massimo arriva a 180, se uno è livello 200 salirà fino a 280 per dire, no? Quindi insomma bisogna farli accoppiare, insomma alla fine questo è il discorso, bisogna farli accoppiare per avere sempre animali più potenti, per avere dinosauri sempre più potenti. Però questi sono tutti maschi e quindi c'è ben poco che posso fare. Te sei Carnotauro, ti metto vita e attacco. Te sei tartaruga, te metto trasporto. Allora, l'avete fatto sto bambino qua, st'uovo? Eccolo, eccolo, eccolo! Uovo fecondato, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ora, accendiamo il fuoco. Accendiamo il fuocherello. Diciamo 50 mi dovrebbe bastare, accendi. Mettiamo l'uovo qui per terra, aspetta, più o meno un po' verso il centro. Vediamo. Ma funziona. Troppo freddo. Porca miseria, troppo freddo. Non l'avevo notata sta cosa. Legna 50. Pull down. Accendi. Vediamo mo se va meglio. Ok, eccolo, ora va bene. E vabbè, tolgo anche questo, va. Così poi appena nasce lo famo passare per di qua. Allora, vorrei tanto sistemarmi questi animali un po' meglio. Sarebbe fico fare una cosa. Voglio fare una cosa, raga. Magari come fotoricordo, tipo. Voglio fare una cosa. Voglio mettere i genitori fuori e il piccolo tipo al centro con mamma e papà. Troppo bello da vedere, no? Quindi, tanto in questi 5 minuti di attesa
mi sistemo mamma e papà. Ok, poi mettiamo il figlio qua. E ne viene fuori una bella foto ricordo. Quanto ci vuole ancora? Come troppo freddo? No, 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 troppo freddo, troppo freddo, troppo fuoco, fuocherello. Crea uno. Porca miseria, meno male che ci ho dato un occhio. Fuoco. Vai, legna. Ok. Ma va meglio. Forse perché ha aperta la porta, ma che ne so. Beh, mancano 3 minuti. In 3 minuti. Ma questo con sta coda è pericoloso, In 3 minuti mi faccio un po' di legna che mi manca. Mi scusi lei, questa è proprietà privata. Che miseria quanto è grosso. Oh, ocio con sta cosa. Oh, ocio. Mannaggia miseria, va. Se fosse stato di livello più basso, magari pure quasi, ma forse quasi rischiavo da, ci provavo ad ammazzarlo. Ma questo, porca miseria, è di livello 135, c'ha 13.000 di vita, cioè, ma quando l'ammazzi mai a questo? Allora, la legna l'ho presa, mo l'uovo come sta? Bene, meno male, va. Devo starci dietro a st'uovo, sennò me la rischio troppo. Allora, manca un minuto e 30. Mi dica, vieni pure te a guardare. Vieni qua, vai. Vieni qua, mi dicaccio. Anche te, mettiti qua. Te, scaldati, vicino all'uovo. Covami l'uovo, mi dica. Mi devi covare l'uovo. Pigliamelo col. Ma che stai a fare, mi dica? Ma come fai a stare in questa posizione? Ma poi devi mangiare un po' di più, mi dicaccio, sei troppo magro. Ok, ci siamo. 5 secondi. Mo spegniamo il fuoco, non vorrei che si brucia. Ma sono 2. No, vabbè, 2 gemelli. No. Oh. Sono 2 gemelli. Sono 2 gemellini, raga. Mica 1, 2. E mo, ma porca miseria, mo questi ce la fanno a seguirmi. Abbiamo sta porta, va, vediamo se escono di qua. Veloci, veloci, che gli devo dare da mangiare a questi prima che ci muoiono. A proposito. Carne, subito. Non famo lo sbaglio dell'altra volta. Via. Bene. Anche a te. Magna. Ok. Ora sto più tranquillo. Fuori tutte e due. Prima che questi poi mi crescono dentro casa e faccio ancora più fatica a farli uscire. A porta! Dai che ci è passata alla porta, Ma che devo dire? Ma devo distruggere casa per farvi uscire. Tiro giù casa mo per farvi uscire. Te pure te stai incastrato qua. Allora, che famo? Dai. Forza. Venite. Non si vedono, ecco perché ho messo i pteranodonti qua, perché c'è un pochettino di non erba, diciamo. Non li vedo manco più. Dove cacchio stanno? Io li sento camminare. Ah, eccoli. Bene. Buono. Perfetto. Ok. Cioè, troppo bello. Con mamma e papà. Hanno preso tutto da... Sono uguali. Chi è, mamma o papà questa a destra? Femmina. Tutto da mamma hanno preso.
Sono due gemelli e hanno preso da mamma, da papà niente. Ma siamo sicuri che sei tu il padre? Ma non lo so io. Allora, vediamo un po' la situazione qua. Orca. Ci vuole cibo, mo. Ci vuole cibo, 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 cibo. Cibo, cibo, cibo. Prima che ci crepano. Petrano, Tech, qualcuno che c'ha del cibo in abbondanza. Allosauro. Dammene 60. Allora, che livello è? Livello 215. Però chiaramente, dato che faranno 85 livelli in più, potrebbero arrivare questi due a livello 300. Mentre mamma e papà a livello 300 non ci arriveranno mai nella vita. Giusto? Il discorso quello è, sì, hanno lo stesso livello di mamma e papà, però questi due saliranno più di mamma e papà di livello, quindi diventeranno più forti, migliori. Già c'ha 1500 di vita questo. Danno 350. Questo 1500, 350. Tu come stai combinato? 1500, 350, vabbè, in pratica sono uguali a mamma e papà, in pratica, no, a mamma 1700 addirittura di vita. Ok, boh, beh, quello che conta è che non ci manca il cibo, così non muoiono. Sta arrivando la notte e niente, mi vado a risistemare casa, raga, che devo fare? Mi vado a risistemare casa, perché l'abbiamo mezza distrutta. E dove sta? Ah, qua è. Stava di l'altro muro, che fine ha fatto? Ok, ho smontato casa, mo la vado a rimontare. È ancora al 5%. Questi ovviamente, raga, nel prossimo gameplay li vedremo maturi. Per ora è impossibile. No, non crescono in fretta. Allora, io mi vado a riparcheggiare gli animali con calma, perché a lasciarli tutti fuori non vedo il motivo. Ah, una cosa devo controllare. Ma so, maschio e femmina? Sesso maschio, peccato. Se me fa... E allora dovrei poi farli accoppiare di nuovo quei due. O se no faccio accoppiare figlio con mamma, meglio ancora. Cioè, è brutto da dire, però... Figlio con mamma... Perché mi serve una femmina di livello più alto, ovviamente, perché si deve andare avanti così, capito? Si fanno fa sempre i figli, perché i figli diventano meglio dei genitori. Quindi, dato che non c'è una femmina che può arrivare più o meno a livello 300, gliela devo far fare. Diciamo, no? Quello è il discorso. Allora, tu, parasauro... Boh, danno. Vabbè, tu sei quella più scarsa. Io direi che questa... Ma questa, raga, la lasciamo libera, perché non è che posso dare a mangiare a tutti io. Questa la liberiamo, raga, perché soprattutto poi più avanti che gli faccio fare altri figli. Ma che ci faccio con tutti questi pteranodonti? Ne ho già 4, cioè 5. Ma buona, basta, la lascio libera, se ne può andare. La liberiamo. Se va a cercare da mangiare da sola. Vabbè, tanto non dovrebbe. Vabbè, uguale. Allora, opzioni. Libera. Libera Ptranodonte livello 103. Ok. Allora, praticamente tra 7 ore e 23 sarà completamente libera. Quindi praticamente metti che per sbaglio l'ho rilasciata, ho 7 ore di tempo per cambiare idea, ma non ho intenzione di cambiare idea. Non posso tenere tutti questi animali. Vediamo. E ho parcheggiato tutti, raga. In un modo o nell'altro, pure che stanno stretti, li ho parcheggiati praticamente tutti. Eh beh, mamma e papà stanno sopra dei ptranodonti. Vabbè, ragazzi, il tempo è volato via, mi devo fermare purtroppo. Beh, domani dovrebbero essere maturi, insomma, dai. Spero vi sia piaciuto questo gameplay, raga. E come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su. Ci becchiamo presto, ciao alla prossima.